Bentrovati e bentrovate a tutti. Ci troviamo qui per un nuovo ciclo di lezioni su Aristotele. Questa volta ci occuperemo della fisica. Cambio subito scena e faccio visualizzare subito il PowerPoint. Come vedete, sono 35 slide. Ci vorranno almeno 3 video lezioni, se non 4. Questa vuole essere una video lezione introduttiva che vi spiegherà per quale ragione abbiamo scelto di iniziare con la logica e seguire con la fisica, perché sicuramente qualcuno di voi saprà che solitamente la consuetudine didattica in Italia, nelle scuole italiane, nella maggioranza delle scuole italiane, è fare prima la metafisica. Abbiamo scelto di iniziare con la logica perché la logica sta fuori della tripartizione delle scienze, è uno strumento per tutte le scienze. La metafisica, invece, ha dei punti in comune con la fisica aristotelica, dei punti in comune che in realtà sono ulteriori elaborazioni, ovvero da tutte le questioni irrisolte che rimangono irrisolte nella fisica, si sviluppa la riflessione metafisica. Per questa ragione è molto più semplice e più funzionale, secondo me, secondo la mia decennale esperienza, proseguire con la fisica e arrivare alla metafisica. Di che cosa ci occuperemo della fisica? Vedremo in dettaglio a breve, per adesso solamente una breve carrellata. Come vedete, abbiamo la concezione della fisica in Aristotele, quindi ci concentreremo su questo, qual è l'oggetto della filosofia e quale ruolo, ricopre la fisica, le nozioni fondamentali della fisica, tra cui ovviamente forma e materia, potenza e atto, nonché i generi diversi di movimento, la rielaborazione del concetto di natura e soprattutto la classificazione delle cause, e poi ci fermeremo un attimo per una sintesi, per un'approssimazione schematica di tutto quello che abbiamo fatto. Poi, successivamente, di che cosa ci occuperemo? Innanzitutto di una questione cruciale, la matematica nelle scienze teoretiche. Aristotele, come vedremo, incontrerà delle difficoltà nella classificazione e classificherà la matematica a seconda delle fasi della sua ricerca in momenti e contesti diversi nel suo sistema. Abbiamo una prima, una seconda e una terza fase. Subito dopo ci occuperemo di cielo e terra, in cui entreremo in dettaglio della più grande sistematizzazione della cosmologia antica, ovvero quello che poi verrà definito il modello per l'appunto aristotelico-tolemaico, che verrà messo in crisi dalla rivoluzione astronomica. Cercheremo di esplicare le ragioni di questa configurazione. E poi, altra parte importante dopo cielo e terra, in cui daremo comunque una rappresentazione schematica, è la questione dell'anima. Quindi noi affronteremo quel trattato titolato in latino il De Anima proprio all'interno della fisica, perché all'interno della fisica si trovava. Quindi l'anima, soprattutto nella prospettiva della conoscenza, quindi affronteremo nella fisica anche la gnoseologia aristotelica, strettamente la teoria della conoscenza, quindi anche ci soffermeremo sulla classificazione dell'anima, per poi analizzare che cos'è la sensazione per Aristotele e che cos'è l'intellezione. Per Aristotele, questi due concetti fondamentali che abbiamo affrontato attraverso i dialoghi platonici, li riaffronteremo nella sistematizzazione aristotelica.
A seguito di ciò concluderemo per l'appunto con il passaggio dalla fisica alla metafisica. Quindi giusto per dire che tutto questo lavoro non è casuale, non è improvvisato, ma è frutto comunque di una riflessione didattica anche molto sentita. Detto questo, possiamo addentrarci, e quindi allargo il PowerPoint nella problematica fisica come concezione filosofica di Aristotele. La fisica, la grande opera in cui Andronico da Rodi ha raccolto in 8 libri i vari scritti aristotelici di fisica, costituisce una premessa generale alle diverse articolazioni di quella che abbiamo definito la filosofia seconda, che occupa nella concezione di Aristotele, che nella concezione di Aristotele ha della filosofia e occupa la posizione indicata nello schema seguente. Innanzitutto abbiamo la filosofia, che è scienza intesa come episteme, ovvero come conoscenza corretta e giustificata, ma nello specifico è conoscenza dell'universale. La filosofia ha come oggetto l'essere. Questo essere può essere immutabile ed è studiato dalla filosofia prima, o come verrà definita poi da Andronico da Rodi, la metafisica, e l'essere, in quanto invece mutabile, ovvero soggetto a generazione e corruzione, è studiato dalla filosofia seconda, detta anche fisica, intesa come scienza della natura. Detto questo, l'oggetto della filosofia per Platone e per Aristotele. Entriamo subito nelle differenze tra questi due grandi pensatori. Filosofia, nella terminologia sia di Platone che di Aristotele, equivale a scienza, che equivale a una conoscenza non del particolare, ma dell'universale. Quindi una conoscenza che rimane valida in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Secondo Platone, però, per avere questi caratteri, la filosofia deve avere come unico oggetto l'essere immutabile, ovvero l'idea, l'eidos, che Aristotele riprende da Platone dandone un significato diverso. Perché ciò che è mutevole non può dar luogo a una conoscenza universale e non può neppure considerarsi propriamente essere, in quanto non permane in ciò che è. Per questo in Platone non abbiamo una teoria della natura, perché la natura non può rientrare per Platone nell'ambito dell'essere. Invece per Aristotele sì. Secondo Aristotele, diversamente, la filosofia può avere per oggetto sia l'essere immutabile, sia l'essere in movimento. Aristotele, tuttavia, proviene dalla scuola platonica e ne mantiene per tutta la vita la concezione della scienza come conoscenza dell'universale e dell'essere come permanenza. Proprio per questo avverte il problema di spiegare come il mutevole possa diventare oggetto di scienza e come possa essere considerato essere. Magari qui ci vorrebbe più che altro un'E maiuscola per far notare la differenza, è anche un grassettato. Innanzitutto, l'esistenza dell'essere in movimento è certa per induzione. Troviamo infatti il movimento congiunto all'essere nella nostra esperienza percettiva, che per Aristotele è sempre veritativa. Quindi noi abbiamo l'esperienza dell'essere in movimento e quindi, considerato che l'esperienza, il dato empirico, è sempre veritativo, o almeno è sempre una base di verità, bisogna affrontare proprio la questione dell'essere in movimento distinto dall'essere immutabile, dove per Platone invece l'essere poteva essere solo che immutabile. Le fondamentali nozioni della fisica. La filosofia seconda, o possiamo già chiamarla scienza del movimento, è chiamata da Aristotele anche fisica o scienza della natura, perché egli definisce la natura come la totalità delle cose in movimento. Poi ci soffermeremo su
su cosa intende Aristotele per movimento. Il problema che Aristotele si pone è come la fisica possa essere scienza, cioè essere costituita da proposizioni universali riguardo al soggetto, se il soggetto è in movimento, quindi muta sempre, ma anche come possa considerarsi tale oggetto se in movimento e in mutamento. Il problema è risolto da Aristotele già nel primo libro dell'opera, riconducendo i movimenti delle cose in natura a quattro fondamentali nozioni che esplicheremo a breve: forma, materia, potenza e atto. Forma, che cos'è? Traduce solitamente il termine greco eidos, lo stesso usato da Platone, che è reso quando si tratta di Platone con idea. Nel caso di Aristotele, la traduzione del medesimo termine eidos con forma è giustificato dal fatto che l'eidos, cioè il modello intellegibile delle cose sensibili, è inteso da Aristotele in maniera diversa. Platone lo intende come modello, ricordiamolo, logico-ontologico ed etico universale, distinto, nettamente distinto dalle cose particolari. Aristotele invece lo intende come modello particolarizzato in ciascuna cosa in quanto espressivo della sua natura interna. L'eidos aristotelico, quindi, che cos'è? È la forma della cosa particolare che la determina e la organizza e soprattutto ne determina l'essenza. E poi abbiamo la materia, che in greco si dice ile. Che cos'è la materia? È il sostrato della forma, è quello che sta in un certo senso sotto la forma, cioè è quel qualcosa che, pur avendo già una forma, la materia si può dire che ha già una forma, che la fa essere la cosa che è, può assumere altre forme che non ha e relativamente alle quali è materia, quindi la materia ha una forma grezza, l'eidos invece è una forma più qualificata che organizza e soprattutto determina l'essenza della materia rozza, della materia intesa come forma rozza. Poi abbiamo la potenza, dynamis. Che cos'è la potenza? È la capacità di una certa materia di ricevere una certa forma, dato che nessuna materia può ricevere tutte le forme. Aristotele porta come esempio quello dell'uomo che, inesperto di musica, diventa, una volta addestratosi, musicista. Un tal uomo ha la forma di uomo, parte già con una forma, ovvero la struttura e le qualità che organizzano le sue materie, quali la carne, le ossa e gli organi, e lo determina soprattutto come individuo umano. Ma un uomo, se inesperto di musica, funge da materia rispetto alla forma di musicista perché attualmente non l'ha, lo ha solo in potenza. Quindi noi siamo esseri umani, potenzialmente potremmo essere tante cose, potremmo essere degli sportivi, potremmo essere degli artisti, potremmo essere degli scienziati. Tutte queste sono le nostre potenzialità che sono connesse alla nostra forma di partenza, che è la forma di uomo. In potenza possiamo essere tutte queste cose. Ovviamente un animale non può essere né artista, né scienziato, né architetto, né tecnico, perché l'animale non ha questa potenza, non ha questa dynamis. Per quanto riguarda l'atto, che cos'è? L'atto è la forma effettivamente posseduta da qualcosa, sia che questa forma sia in espletazione, e allora in questo caso avremo l'energeia, sia se questa forma sia semplicemente acquisita, in questo caso avremo l'entelecheia. Un esempio, ad esempio, un uomo che suona è un musicista in atto, energeia. Ma è un musicista in atto anche una persona che fa questo di professione. Quindi senza bisogno che stia suonando in quel momento, un musicista è tale ed è riconosciuto tale, un musicista in atto, non solo nel momento stesso, in cui suona,
ma anche quando viene qualificato, viene presentato, viene certificato come tale. L'atto, e questa è una cosa importantissima anche per la metafisica, per quello che affronteremo nella filosofia prima, l'atto precede sempre la potenza. Infatti qua lo sottolineo, l'atto precede sempre la potenza, ma è la potenza che giustifica il movimento. Per queste ragioni, Aristotele ritiene che sia possibile una scienza del movimento. Allora, facciamo un altro esempio, non quello del musicista, perché ci stiamo sempre occupando di filosofia della natura. Per esempio, pensiamo a una pianta e partiamo dal seme. Il seme è una pianta in potenza, perché ha la capacità di divenire pianta. La pianta in atto è una entelecheia, come una, ovvero una condizione matura. È la pianta adulta compiuta nella fase finale, il seme compiuto nella fase finale come causa finale. Ma è anche energeia, è il processo, energeia è vista come attività che sta nel processo di diventare pianta adulta, ovvero la crescita o propriamente l'attività della pianta adulta. Una pianta in atto che cosa fa? Fiorisce, fruttifica e via discorrendo. Dimostrando che l'essere in movimento esiste, quindi entriamo nel tema del movimento, della scienza del movimento e che cosa consiste il movimento, dimostrato che l'essere in movimento esiste ed è oggetto di scienza, Aristotele basa questa scienza sulla distinzione tra diversi tipi di movimento, poiché l'essere si articola in più generi, anche quindi qua. Ritorneremo pure quando affronteremo la metafisica sul Parmenicidio di Aristotele, poiché l'essere si articola in più generi, anche il movimento, essendo inerente, sarà similmente articolato, esisteranno perciò diversi generi in movimento. Supremi generi dell'essere sono, come sappiamo, le categorie. Nel trattato, dallo stesso titolo, Aristotele ne aveva enumerate 10. Qui invece fa una piccola riduzione e ne numera 8: sostanza, qualità, relazione, luogo, tempo, agire e patire. Un attimo solo che correggo qui, giusto una piccola correzione che comunque fa la differenza. Essere è sempre meglio scriverlo in con la lettera mi, maiuscola. Detto questo, possiamo passare ai quattro tipi di movimento. Allora, c'è il movimento secondo sostanza, che è la generazione e corruzione. E quindi qua, diciamo, entra il nascere e perire. Poi abbiamo il movimento secondo quantità. Il movimento secondo quantità può essere l'accrescimento e la diminuzione, ovvero diventare più o meno mantenendo le stesse qualità. E qua entra in gioco la categoria della qualità, come prima, per esempio, entrava in gioco il tempo e l'agire. Il movimento secondo qualità. E la relazione scusate, e la relazione, scusate ancora, è per esempio l'alterazione. Mutare aspetti a qualità non essenziali, perché perdere una qualità essenziale, cioè una forma, per esempio, significa perire. Poi abbiamo il movimento secondo il luogo e il tempo, che è la traslazione. Spostamento nello spazio durante il tempo. E poi abbiamo il movimento secondo l'agire e il patire, che è l'animazione. E qua si inerisce a manifestazioni della vita come piangere, sorridere, correre. Questi sono i quattro movimenti per Aristotele.
Da qui possiamo quindi, sulla base di questo ragionamento sul movimento, arrivare alla rielaborazione del concetto di natura di Aristotele. Nel secondo libro Aristotele riduce l'estensione del termine natura solo agli esseri che hanno in sé il principio di movimento. Questa, per esempio, è la grande innovazione aristotelica rispetto alla concezione della natura dei preplatonici. Quindi, chi sono i soli esseri che hanno in sé il principio del movimento? Sono gli uomini, gli animali e le piante. Questo tipo di movimento viene spiegato come passaggio dalla potenza all'atto, perché è in questo passaggio che si compendiano tutte le trasformazioni qualitative. Poiché Aristotele, la causa di un ente, poiché per Aristotele, scusate, poiché per Aristotele. La causa di un ente è intesa come l'insieme delle condizioni che determinano l'essere di un ente, lui individua quattro cause esplicative di ogni passaggio dalla potenza all'atto e quindi di ogni movimento fisico. Andiamo alle quattro cause, queste sono fondamentali. Le quattro cause di Aristotele sono fondamentali e bisogna conoscerle molto bene. Allora, innanzitutto abbiamo la causa più semplice, ovvero la causa materiale. Per causa materiale di un movimento fisico Aristotele intende quella realtà che non avendo forma verso cui il movimento tende, ma avendo al tempo stesso la capacità di assumerla, costituisce il punto di partenza di tale movimento. Ad esempio, la causa materiale di un determinato tavolo è il legno. Nel libro ci trovate proprio un esempio illustrato. È il legno di cui esso è fatto, perché tale legno non aveva in se stesso la forma di tavola, ma poteva assumerla, ovvero un legno può diventare un tavolo. L'acqua non può diventare tavolo. Poi abbiamo la causa formale. Per causa formale di un movimento fisico, Aristotele intende la forma verso cui quel movimento tende. Per esempio, tornando sempre all'esempio del tavolo, la causa formale del tavolo è la forma stessa del tavolo. Quindi un ripiano e quattro aste. Poi abbiamo la causa efficiente, che è un concetto fondamentale. Causa efficiente lo avete incontrato e qua facciamo un rimando allo studio della grammatica che avete affrontato alle scuole medie. La causa efficiente è la causa che determina un effetto. Quindi per Aristotele l'agente, la causa efficiente è l'agente che produce in una determinata materia il movimento verso una determinata forma. Nel movimento di un legno che diventa tavolo, la causa efficiente qual è? È l'attività dell'artigiano che trasforma il legno. E poi abbiamo quello che per Aristotele è la causa forse più importante insieme alla causa formale, che è la causa finale. Per Aristotele lo scopo in vista di cui la causa efficiente opera. Qual è lo scopo? La causa finale ha quello a che vedere con il fine, ovvero lo scopo ultimo, quindi qua magari esplicitiamo questo aspetto. Perché gli scopi possono essere tanti, il fine invece è sempre lo scopo ultimo. Lo scopo ultimo in vista di cui la causa efficiente opera. Ad esempio, ciò che vuole guadagnare l'artigiano dalla vendita del tavolo è la causa finale di quel lavoro, del perché, cioè il legno è diventato tavolo. Detto questo, le cause nella natura e nel fare umano. C'è una distinzione da fare se si tratta di fare umano, come nell'esempio, o di fare della natura. Aristotele osserva che queste quattro cause si presentano distinte solo nelle opere della tecnica umana e quindi è facile distinguerle per l'uomo, però nella natura invece si presentano unite. Nel tavolo fatto dal falegname abbiamo quattro cause distinte, perché una cosa è legno. L'altro è il modello di tavolo nella mente dell'artigiano, ci sono tanti modelli di tavolo possibili.
altro la sua attività lavorativa e altro ancora lo scopo per cui lo fa. Sì, lo può fare per soldi, però lo può fare pure per vincere un concorso di design, per esempio. Nella natura, invece, la causa formale, efficiente e finale coincidono. Infatti, considerato il passaggio dal seme alla pianta, allora abbiamo una causa materiale che è il seme, una causa formale che è la forma della pianta, una causa efficiente che in tal caso può concepirsi solo come la presenza della forma della pianta nel seme. Perché infatti il seme diventa pianta non per un agente esterno ad esso, ma perché in esso è presente la forma della pianta virtualmente impressa nel suo essere, che funge da principio intrinseco di movimento verso il suo diventare pianta. Diciamo, la forma non è impressa in un soggetto esterno come l'artigiano, è già impressa nel suo essere. La causa finale, che è lo scopo per cui il seme tende a diventare pianta, non è altro che la forma della pianta che essa deve diventare. Finalismo nella natura e conoscenze umane. Già capiamo che la prospettiva aristotelica è finalistica e non meccanicistica. La concezione per cui la forma non è solo causa formale, ma anche efficiente e finale, si rileva strategica nel pensiero di Aristotele, perché significa che nella natura è sempre la forma che un determinato tipo di materia deve raggiungere in quanto la possiede virtualmente come sua finalità intrinseca, per cui causa prima della natura è sempre la causa finale. Il fine per cui ogni ente esiste e ha un movimento è un altro ente verso cui comunemente e per lo più tende. La mela, per esempio, la spiegazione della caduta della mela, la spiegazione pre-newtoniana della caduta della mela è che la mela cade dall'albero perché è attratta dal suo luogo naturale, che è la terra. Questo finalismo della natura rappresenta lo sviluppo di quella concezione di Aristotele per cui la conoscenza deve spiegare il modo di esistere effettivo dei fatti. Se ciò che una cosa comunemente e per lo più diventa è il suo fine, e se il suo fine è ciò che guida il suo movimento, se ne ricava che l'esistere delle cose della natura ha come unico scopo quello di realizzare quell'ordine che la natura manifesta. Detto ciò, a noi può sembrare strano, ma ci sembra strano perché siamo figli della rivoluzione scientifica. Però, da figli della rivoluzione scientifica, da figli di Newton, dobbiamo comunque sforzarci di capire perché per vari secoli il modello scientifico di riferimento è stato un altro. Adesso, giusto per concludere, una riflessione sul concetto di eccezione e rapporto tra natura e società umana. Considerato che il concetto di natura di Aristotele comprende tutto ciò che è caratterizzato da un movimento interno a sé, anche la società umana che appartiene a pieno titolo alla natura, per cui il finalismo che dà ragione del perché quel seme diventa pianta e non altro, vale anche per Aristotele e per il mondo sociale umano, e questo lo vedremo quando affronteremo la politica. Ciò consente, per esempio, di giustificare l'immutabilità dell'ordine sociale umano e di dare ragione, ad esempio, del perché, è molto forte in Aristotele, a differenza di Platone, perché, come mi è capitato di dire a lezione, Aristotele è un conservatore. Platone è comunque un rivoluzionario, e da conservatore per Aristotele il figlio di uno schiavo non può arrivare a vivere altre forme di vita all'infuori di quella dello schiavo. Invece per Platone questo non era assolutamente definito, cioè non era assolutamente certo. Così come una donna non può assumere incarichi lavorativi extradomestici perché il fine della donna è quello di partorire e accudire la prole.
Invece, come abbiamo visto, Platone era un femminista ante litteram, dava alle donne anche la possibilità di governare. Aristotele non nega, però, che si possano pensare degli itinerari diversi da quelli solitamente manifestati dalla natura, cioè che una potenza possa realizzare un atto cui non era, a cui non era finalisticamente destinata. Questo può accadere, ma, puntualizza Aristotele, siamo fuori dal campo della conoscenza perché siamo di fronte all'eccezione, siamo di fronte all'errore di natura. E la filosofia, secondo Aristotele, non si occupa dell'eccezione, che proprio perché tale non deve essere spiegata perché è ciò che di norma non deve accadere. La filosofia, quindi, per Aristotele è chiamata a dar ragione solo di ciò che deve accadere. Nel mondo umano dell'eccezione, scusate, che è l'unico modo, correggere mentre si spiega, salviamo se non perdiamo tutto. E nel mondo umano la considerazione dell'eccezione è un errore. E un abuso. Il concentrarsi troppo sull'eccezione è un errore, un abuso. Qua abbiamo la mappa riassuntiva, ma la faremo la riaffronteremo per fare il punto nella prossima video lezione. Vediamo un attimo, siamo arrivati a 31 minuti, possiamo dire che un attimo che torno in scena. Siamo arrivati a 31 minuti e 30 secondi, possiamo dire che abbiamo fatto abbastanza per questa prima video lezione sulla fisica. Grazie a tutti dell'attenzione, ci vedremo al prossimo video.